Parte oggi a Rimini Ecomondo, l'esposizione italiana della Green Economy, al centro naturalmente l'emergenza rifiuti che riguarda molte città. Secondo un recente studio realizzato da Utilitalia, la Federazione delle Imprese Idriche, Ambientali ed Energetiche, in Italia gli impianti presenti sono insufficienti, sottodimensionati e di conseguenza i rifiuti devono essere portati fuori, al nord o all'estero, dove esistono impianti per il trattamento. Ogni anno è calcolato 108.000 camion carichi di rifiuti viaggiano da sud a nord, comportando enormi costi. Ecco qui le nostre grafiche che riassumono qual è la situazione nel nostro paese, costi ambientali e soprattutto costi economici che oltretutto si scaricano sui cittadini con un aumento vertiginoso delle tariffe. Pensate, 75 milioni di euro in più sulla Tari. Il ricorso inoltre in particolare al centro-sud, alle discariche, è ancora eccessivo e destinato a breve vita perché la maggior parte sono destinate ad esaurirsi. Allora, sentiamo proprio su questo Filippo Brandolini, che è il vicepresidente di Utilitalia. L'economia circolare non si fa senza impianti. La carenza di impianti, in particolare nelle regioni del centro-sud, comporta l'eccessivo ricorso allo smaltimento in discarica o il trasporto dei rifiuti in altre regioni, trasporto che ha degli impatti ambientali in termini di emissioni climalteranti, ma comporta anche maggiori costi che poi si riversano sulle tariffe pagate dai cittadini. L'Unione Europea al 2035 ha stabilito importanti obiettivi per chiudere il ciclo di gestione dei rifiuti, per favorire il riciclo ed evitare il ricorso allo smaltimento in discarica, occorre la realizzazione di nuovi impianti. Allora, aggiornamenti finanziari.